Didacta 2024, siamo con Gaetano Fabiano, presidente di Innovazione Didattica. Buongiorno Fabiano. Buongiorno a voi di Tecnica della Scuola e grazie per l'opportunità. Allora Fabiano, 12 mesi dopo ci ritroviamo qui, parliamo di intelligenza artificiale ancora una volta, uno strumento possiamo dire che è a disposizione dei docenti e degli studenti, che nel frattempo è esploso. L'avevamo detto, l'aveva detto Gaetano Fabiano, sarebbe che i tempi sarebbero stati corti, che non vi sarebbero stati dubbi. Bene Fabiano, cosa è accaduto in questi ultimi 12 mesi? Voi avevate preannunciato che l'intelligenza artificiale deve essere intravista, adottata, interpretata come un assistente con il quale fare brainstorming e realizzare scambi di idee. Nel frattempo invece siamo andati oltre. Sì, diciamo che le tecnologie sono esplose e si stanno diffondendo in maniera esponenziale. Questo qua lo viviamo e oggi possiamo affermare, diciamo, che questa tecnologia è usata quotidianamente dai docenti, ma è usata quotidianamente anche dagli studenti. E c'è una ricerca di Telefono Azzurro che dice che praticamente una grossa percentuale di studenti utilizzano quotidianamente strumenti di intelligenza artificiale. La cosa interessante, qua chiudo, è che da chi prendono informazioni gli studenti sull'intelligenza artificiale? La grossa percentuale sono informazioni che si scambiano tra di loro gli studenti, ma poi ci sono le famiglie e poi i docenti. Nella nostra idea è che la percentuale di informazioni che ricevono gli studenti dai docenti deve aumentare notevolmente. L'obiettivo a tendere sarà quello. Il docente deve diventare guida anche in questo utilizzo. Ok, quindi questo significa che il docente in qualche modo non può sottrarsi al confronto con questi strumenti. No, assolutamente no. Quali consigli possiamo dare appunto agli insegnanti su come governare al meglio l'intelligenza artificiale e soprattutto, come avevate indicato voi, quali domande vanno poste all'intelligenza artificiale? Allora, il docente innanzitutto serve una solida formazione di base su queste tecnologie e anche sui concetti generali dell'intelligenza artificiale. Serve molta sperimentazione, quindi il docente deve sperimentare e soprattutto crediamo che il docente debba riconsiderare la valutazione nei confronti degli studenti, cioè quello che dice effettivamente la norma deve trovare piena attuazione. Bisogna valutare non l'elaborato, non il prodotto, non il risultato, non lo studente, ma il processo di apprendimento degli studenti. Quindi questo è il focus centrale. Questo è molto importante. Come si fa a valutare però il processo di apprendimento? Perché comunque potrebbe essere in qualche modo ingannato l'insegnante dal risultato positivo, sensazionale che effettivamente produce l'intelligenza artificiale. L'inganno per il docente esiste se solo se il docente si concentra a valutare il risultato prodotto dallo studente, ma se il docente si concentra a valutare il processo con cui lo studente arriva al risultato, allora l'inganno non c'è, anzi il docente deve guidare l'apprendimento da parte degli studenti nell'utilizzo, cioè vale a dire valuto non quello che mi produci ma come hai ottenuto quello. Quindi, che mi prodotto. Facciamo un esempio: classe da 20 ragazzi, 20 alunni, uno per uno deve essere in qualche modo sollecitato verbalmente, credo, oppure anche con una relazione scritta. Anche, allora, in realtà qual è il punto? Se prima potevamo chiedere allo studente mi fai una relazione su questo argomento in cui io voglio capire quello che hai capito di questo argomento, ora non chiedo più la relazione, perché la relazione può essere prodotta da strumenti automatici. Quello che chiedo è: mi dici quali domande hai fatto all'intelligenza artificiale per approfondire questo tema? Bene, quindi bene. È questo il punto centrale, okay. Uno dei punti, una delle strategie, non è l'unica, non è esaustiva, però quello che ribadiamo è che deve trovare centralità il processo di apprendimento e non il risultato di quello che lo studente produce. Quindi uno a uno devono essere in qualche modo sollecitati e va verificato il processo con il quale e anche i contenuti comunque che sono stati acquisiti, sì. Credo. Sì, insomma. Sui contenuti diciamo qua la guida del docente è molto importante perché soprattutto per quanto riguarda gli strumenti che si basano su modelli statistici per i linguaggi, cioè la creazione di testo, può anche capitare il fenomeno delle allucinazioni, cioè questi strumenti sono pensati per dare comunque sempre una risposta, quindi non è detto che la risposta data sia quella corretta. È qui che il docente deve intervenire, a dare allo studente la possibilità di essere in grado di disambiguare il falso dal vero, quindi saper discernere
una parentesi, vale anche l'utilizzo, l'utilità dell'intelligenza artificiale anche per i ragazzi con problemi di apprendimento, di DSA, con sostegno? Sì, allora, per quanto riguarda coloro che manifestano disturbi specifici dell'apprendimento, in questo caso l'intelligenza artificiale può dare un supporto molto, molto, molto importante. In questo caso è ancora più importante la guida del docente di sostegno in una didattica inclusiva e utilizzare questi strumenti come strumenti compensativi e come misure dispensative. Benissimo. Un livello superiore che sta sempre più evolvendo è quello del multimedia. Sì, diciamo. Non solo testi, non solo contenuti appunto testuali scritti e con risultati strabilianti. Cosa possiamo dire da questo punto? Possiamo dire che credo che all'ordine del giorno, diciamo, vedremo sempre evoluzioni più rapide di questi strumenti e stanno crescendo in maniera esponenziale le potenzialità. Possiamo anche tranquillizzare gli insegnanti che da un punto di vista economico non vi sono grandissime spese da affrontare, o no? No, io credo che ribadiamo quello che dicevamo qui lo scorso anno: il grosso investimento non è tanto nella tecnologia, che diciamo ha dei costi, comunque sia l'investimento più grosso credo sia nella formazione umana, e oggi comunque ci sono gli strumenti che le scuole possono attuare per la formazione, ci sono tante misure col PNRR, bisogna diciamo avere una visione e far andare tutte nella direzione della formazione dei docenti. A Didatta si sta sostenendo proprio questo periodo, quello che stiamo vivendo deve essere vissuto dopo il primo step che ha visto le scuole assorbire le tecnologie. Adesso è il momento della formazione degli insegnanti. Sì. Cosa possiamo consigliare alle scuole, ai dirigenti scolastici, agli stessi insegnanti? Che tipo di formazione, con questo concludiamo la nostra intervista, quale formazione devono affrontare gli insegnanti? Deve essere un impegno costante nel tempo oppure un impegno concentrato, un impegno a distanza, in presenza? Allora, io credo che l'impegno debba essere costante, quindi il docente deve costantemente formarsi, ma questo credo che vale per ogni professione. Io credo che nessuno di noi, diciamo, si sottopone a un controllo medico da un medico che non si aggiorna da 15 anni, quindi in realtà questo vale anche per gli studenti. Ora bisogna fare il punto di accordo tra quello che sono state l'acquisto di tecnologie e quello che è l'utilizzo metodologico e didattico di queste tecnologie, perché altrimenti gli strumenti restano scatole vuote se non siamo in grado di usarle nella maniera più adeguata, tenendo presente qual è la finalità del mestiere del docente, che è quello della valorizzazione del processo di apprendimento, cioè vale a dire l'obiettivo finale è l'apprendimento da parte degli studenti, non altro. Bene, ringraziamo Gaetano Fabiano e diamo appuntamento a questo punto al prossimo anno, grazie. Visto che sta diventando una tradizione. Grazie, io ringrazio voi di Tecnica della Scuola perché è sempre molto bello e piacevole incontrarvi. Grazie davvero.